Prima Fila, il teatro a Bologna e provincia, a cura di bolognateatro.it. Prima Fila, calendario degli spettacoli. Ben ritrovati da Carlo Magistretti. Al Teatro Odeon il 28 e 29 maggio, Sister Act di Howard, Slater, Menken, Chieri e Stelkner, compagnia La Ragnatela. A Villa Salina, Castelmaggiore, il 29 maggio, Tenere Banco, a cura di Nicola Borghesi, discorsi, brindisi, festa. Al Teatro Europa Auditorium, dal 31 maggio al 1 giugno, Jesus Christ Superstar di Andrew Lloyd Webber, Tim Rice con Ted Neely e Frankie High Energy. Al Teatro Celebrazioni, dal 30 maggio al 1 giugno, Gagman Upgrade di e con Lillo e Greg. Prima Fila Magazine. Ritornano, partendo da Villa Aldini, le iniziative di Bologna Estate, edizione 2022. Abbiamo chiesto quali sono le caratteristiche di questa edizione al sindaco di Bologna, Matteo Lepore. Una rassegna dedicata alla città, alla sua ripartenza, oltre 6.000 appuntamenti, 700 luoghi coinvolti in tutti i quartieri della città metropolitana e 500 progetti finanziati con 1,5 milioni di investimenti fra noi e il Ministero della Cultura. Siamo orgogliosi di dedicare questa rassegna al pensiero libero, a donne e uomini che hanno fatto la storia della città, da Roberto Roverso e Piero degli Esposti ad altre figure come Giulietta Masina, e troverete tantissime iniziative, sarà un modo per conoscere meglio la città. Uno dei momenti più attesi sarà l'inaugurazione di una nuova piazza intitolata Lucio Dalla in zona bolognina. Inaugureremo a luglio la piazza Lucio Dalla nel cuore della Bolognina, 5.000 metri quadrati coperti con una tettoia, sarà lo spazio che racconterà Bologna nei prossimi anni, le trasformazioni, un luogo dove i ragazzi si ritroveranno a fare skate, incontri di box, spettacoli culturali, concerti, un luogo dove ritrovarsi e conoscere la città che sta cambiando. Ci sarà una programmazione che abbiamo selezionato attraverso un bando, la presenteremo nei prossimi giorni, durerà fino a ottobre, da luglio a ottobre, un investimento importante che vedrete caratterizzerà in quella parte di Bologna in modo importante, con tutti i giorni qualche cosa. Rosa continua a essere il colore portante della comunicazione anche per Bologna Estate, e lei ha parlato di una maggior rappresentazione femminile. In che senso? Come vedete, la campagna di comunicazione di Bologna Estate è dedicata al pensiero libero e a figure di uomini e di donne che sono nati o cresciuti a Bologna, quindi da Pierpaolo Pasolini a Giulietta Masina ad altre figure che hanno contribuito a fare della cultura italiana una tra quelle più importanti anche nel campo del pensiero critico, della creazione di nuovi linguaggi. Bologna ha tante figure femminili che hanno percorso i tempi, abbiamo avuto la prima laureata, la prima docente universitaria, importanti figure nel campo dell'arte e della scienza. Le ospitiamo dentro Bologna Estate, le ospiteremo anche a Palazzo d'Accursio, dove ho trovato come sindaco solo dipinti statue di uomini e nomi di uomini sulle poltrone del Consiglio Comunale, quindi è giusto dare alle donne lo spazio che meritano. E poi sappiamo che stanno cercando casa quelli di Bologna Box. Stiamo ragionando assieme, abbiamo sempre lavorato, lavoreranno con noi dentro Bologna Estate tirando di box sotto la tettoia Nervio nelle corti della Bolognina, e sicuramente cercheremo una soluzione. Ultima cosa, gli eventi culturali estivi all'aperto che coinvolgono la cittadinanza possono essere un modo per risolvere o in parte mitigare alcune problematiche che hanno a che fare con la movida, diciamo così? Ma sarà un'estate questa dedicata allo stare assieme, portare le persone fuori di casa, socializzare, e credo sarà un'estate divertente che ci aiuterà a vivere meglio anche il nostro rapporto con gli spazi pubblici. Le persone è giusto che escano di casa e daremo loro la possibilità in questi 5 mesi di programmazione di farlo in sicurezza e divertendosi. Prima Fila Magazine. Il direttore artistico di Erte Emilia Romagna Teatro, Walter Malosti, ha reso noti alcuni dei nomi e dei progetti della prossima stagione dei teatri di Erte, in particolare anche di Arena del Sole. Cosa dobbiamo aspettarci? Diciamo che le stagioni saranno rivelate a fine giugno. Adesso noi abbiamo messo fuori, diciamo, una serie di nomi
di artisti, alcuni progetti ovviamente li abbiamo svelati oggi, come ad esempio Lazarus di David Bowie con Manuel Agnelli, ma molti altri, insomma, di molti altri abbiamo soltanto gli artisti che producono questi spettacoli. È una scelta, diciamo, l'anno scorso abbiamo fatto questi abbonamenti al buio. Vogliamo anche testare il grado di soddisfazione, diciamo, delle persone che sono venute a trovarci quest'anno in arena. L'arena è un po' trasformata, come avete visto, anche il chiostro ha continuato a vivere anche d'inverno. Vedrete che il bar sarà portato poi a fianco del chiostro. Riuseremo anche la terrazza sopra. Insomma, vorrei che Arena, diciamo, fosse un teatro, Arena del Sole fosse un teatro che rimane aperto sempre alla cittadinanza. È molto bello quando alla sera arrivo e vengo a vedere degli spettacoli e dentro al chiostro c'è gente che non viene a vedere gli spettacoli, degli studenti che chiacchierano, delle signore che bevono un bicchiere di vino. Lo trovo bellissimo, perché poi non è detto che quelli vengano a teatro, non importa, ma intanto capiscono che il teatro è un luogo di tutti, che appartiene a tutti. Questo vorrei che fosse l'Arena del Sole. E poi c'è un progetto su Lazarus di David Bowie. Ma dunque, ci sto lavorando da molti... Beh, io sono un fan di Bowie da quando sono ragazzino. Lavorando alla traduzione di Lazarus, che è un progetto segreto che stavo coltivando da alcuni anni, mi sono imbattuto in questi versi. Changes, per tutti noi, è una canzone leggera, no? È una canzone che ha quasi un andamento da cabaret, diciamo, no? Complessa dal punto di vista musicale, ma diciamo il retrogusto che ne viene fuori è un retrogusto leggero da canzone pop, no? E invece dentro contiene una serie di, come in tutte le canzoni di Bowie, tra l'altro i testi di Bowie non siamo solo noi che non li capiamo, sono, diciamo, anche come Shakespeare e come il nostro Dante, diciamo, i testi di Bowie sono misteriosi anche per gli inglesi stessi. Lui non ha mai rivelato i contenuti, che cosa volessero significare le sue canzoni, ma in Changes c'è questa cosa importante che è legata al mutamento, al cambiamento e anche a non aver paura di affrontare l'ignoto, che è anche il diverso, l'insolito. Bowie rappresenta per tantissimi ragazzi e ragazze della mia epoca anche il coraggio di uscire allo scoperto, no? Per quanto riguarda l'orientamento sessuale, no? O anche semplicemente la voglia di mostrare la propria diversità senza problemi, diciamo. E quindi, diciamo, Bowie raccoglie in quella canzone tante cose insieme, diciamo. E questo Turn and Face the Strange, che io ho tradotto ignoto, cioè voltati, affronta l'ignoto, come dicevo anche in conferenza stampa, potrebbe essere anche l'insolito, il diverso, accogli anche forse tutto quello che ti arriva, che non è esattamente una cosa che conosci. Tanto quando ti volti indietro, come dice nella canzone, non ti trovi, perché sei già cambiato l'istante in cui provi a cercarti. È un po' anche la direzione che vuol dare alla sua Earth. Sì, vorrei che le persone che vengono qui a trovarci siano colte in qualche modo di sorpresa, ma che comunque abbiano sempre la sensazione di trovarsi di fronte a una cosa di grande qualità. E quindi, anche se non la capiscono, cosa che sarà difficile quest'anno secondo me, abbiano comunque la sensazione di qualcosa di interessante in cui uno si può anche lasciare andare. Appunto, una cosa a cui uno può abbandonarsi.